Buongiorno amici, ben ritrovati. Oggi vado a fare una torta che sono sicura interessa a tante. Vado a fare la famosissima torta americana, la chiffon cake. La chiffon cake può sembrare una torta complicata, difficile. No, è una torta facilissima, veramente facilissima, vi farò vedere, è proprio facile. La cosa più complicata è che bisogna avere questo tegame. Allora, questo, per chi non lo conosce, è il tegame apposta per questa. La chiffon cake è la torta d'eccellenza americana che viene simile a pan di Spagna, viene molto molto alta, molto scenografica ed è molto buona, buona, buona. Proprio soffice, cerco di farla raramente perché sennò divento lievito come non so cosa. Allora, andiamo a farla. Io vado a fare all'arancia. Di solito la faccio proprio nel periodo natalizio perché dopo aver fatto i panettoni ho tante arance perché uso la scorza e quindi mi rimangono tutte queste arance, cioè, senza la scorza che vanno male velocemente. Allora vado a fare la chiffon cake all'arancia perché secondo me l'arancia è proprio quella più buona. L'ho fatta in tante maniere, al caffè, al cioccolato, con le gocciole, però all'arancia e cioccolato sopra con una ganache viene molto buona. Comunque, quello che serve è questo stampo, è l'unico limite di questa torta. Sotto al titolo di questo video, nella descrizione, nella info box, io vi metterò il link se volete prendere questo, acquistare lo stampo. Questo è grande, ha un diametro di 30 cm, ce ne sono di varie misure. Io vi metterò una misura, quella da 26, diciamo, quella standard. Però si trova in tutte le misure in internet, nei negozi non lo so, bisogna un po' girare, io l'ho preso lì. E che altro? Quindi vi metterò tutto e vi metterò le proporzioni, perché l'altro limite di questa torta, la cosa diciamo, fra virgolette, complicata, è sapere le dosi per la misura dello stampo, perché bisogna avere la dose giusta per lo stampo giusto. Io vi metterò tutte le proporzioni che ho tirato giù da internet, che non è che io sia un genio e l'abbia tirato fuori io, però vi metterò tutte le proporzioni di ingredienti in base alla misura dello stampo. Spero si sia capito. Comunque, ora lo vado ad appoggiare perché ci serve dopo. Ok, andiamo con il primo step che è separare gli albumi dai tuorli. Questo l'ho già fatto per tirarmi un pochino avanti, vedete? Nella planetaria ho messo gli albumi perché poi li andrò a montare dopo. Quindi ho messo 9 albumi, questo è per la mia misura, e qui abbiamo 9 tuorli. Ok, ora io vado a mettere la parte liquida insieme ai tuorli, che è 180 grammi di olio di semi. Poi ci va la parte liquida, in questo caso ci vanno 300 grammi di liquido, che è acqua di solito. In questo caso, che io la voglio fare all'arancia, ho spremuto tutte le arance che avevo rimasto dai miei panettoni, le ho spremute e la differenza la vado a mettere in acqua. Siccome questi sono 100 ml di succo di arancia, adesso io vado in grammi, che è la stessa cosa, vado ad aggiungere 200 ml grammi di acqua. Scusate, non mi voglio sbagliare. Voilà. Vado ad aggiungere gli altri 200 per arrivare a 300 ml di liquido, quindi acqua e succo d'arancia. Potete usare anche i succhi che vendono d'arancia, eh? Poi, siccome deve proprio avere il sapore dell'arancia, ci vado ad aggiungere anche 2 fialette di aroma all'arancia. Una. Così vado a mettere all'incirca un cucchiaino di pasta di vaniglia,
prendo una frustina e vado a mescolare, vedete, a emulsionare tutto questo liquido. Così. E lo metto da parte. Ora prendo le parti, le polveri, un altro contenitore. Consiglio di setacciare tutto quello che andiamo a mettere. Allora, in questo caso io metto 450 grammi di farina, però se volessi farlo, non so, al cacao, al caffè, l'importante è che le polveri siano quel peso lì, 450 grammi. Unisco, in questo caso, una bustina e mezzo di lievito per dolci e un pizzico di sale e vado a mescolare il tutto. E anche qui con una frusta mescolo. Ora la cosa importante da fare è accendere il forno a 160 gradi. Forno acceso, andiamo avanti. Allora, nelle polveri ho rimasto ad aggiungere lo zucchero, che sono 450 grammi. Quindi, ricapitolando, qui abbiamo la farina, lo zucchero, il lievito e basta. E il pizzico di sale. Mescolo bene. Il forno è acceso. Ora non ci rimane che unire i due ingredienti. Ok. Ora prendo la parte liquida dove abbiamo i tuorli, l'olio, l'acqua, il succo di arancia, l'aroma che abbiamo scelto all'arancia, ed ora vado, vedete, non uso la planetaria perché la uso dopo per montare gli albumi. Volendo qui potete usare le fruste elettriche, però è un dolce, guarda, non le uso neanche io, le ho lì ma non le tiro fuori. Vado ad unire il tutto, metto uno straccio sotto se non mi gira il contenitore. Ok, andiamo ad unire tutto. Cioè veramente un dolce che si fa ma proprio veloce. Andiamo ben bene a mescolare e ora andiamo a montare gli albumi. Allora, una cosa importante di questo dolce, le uova devono essere rigorosamente a temperatura ambiente. Le uova non si tengono in frigo, mai. Questo, tanti non sono convinti, ma le uova non vanno tenute in frigo. Comunque, se siete abituati a tenerle al freddo, le tirate proprio fuori ore prima perché devono essere quasi sul tiepido. Più gli albumi sono tiepidi, vicino al caldo, alla temperatura ambiente, meglio si monteranno. Ok, vedete, viene proprio un composto bellissimo. Cioè, un dolce così facile e così bello, perché è molto bello da vedere. Wow. Ora pensiamo agli albumi. Andiamo a montare gli albumi, come dicevo, temperatura ambiente. Vado ad unire una bustina, si va a cucchiaini, in questa dose circa 9 albumi, vado ad aggiungere circa 2 cucchiaini di cremor tartaro. Il cremor tartaro è una sostanza che aiuta a montare meglio gli albumi, in generale. Allora, se proprio non l'avete, se proprio non lo trovate, potete anche non metterlo, La chiffon cake vi viene lo stesso. Però se voi ci mettete crema tartaro, la montatura degli albumi è differente, viene veramente più montato. Quindi ora, adesso si perde poco tempo, nel senso che qui abbiamo già il tuorli, c'è lo zucchero, andiamo a montare a neve fermissima gli albumi con il cremor tartaro e poi li andremo a unire. Quindi io vado con giri di valzer nella mia planetaria a montare gli albumi, ci vediamo fra pochissimo. Eccoci qua, albumi montati, guardate, guardate, boh, vedete, neve fermissima, il cremor tartaro fa il suo lavoro, anzi,
Ora lo vado tutto a staccare, mi stoppo un attimo perché mi ci vorrà un attimo. Ecco, ho sganciato tutti gli albumi dalla frusta. Ora, un po' alla volta, in due o tre volte, andiamo ad unirli come si fa con i pan di Spagna. Niente di diverso dalle solite cose. E poi, scusate, cambio frusta per accelerare i tempi. E poi, o dall'alto verso il basso, oppure cerchio, taglio, cerchio e taglio, dipende. Io sono più abituata dall'alto verso il basso, in questo modo. Allora vi dico due cose su questo stampo. Perché questo stampo? Allora, questo stampo, che è di un alluminio, non va assolutamente unto. Assolutamente. È importantissimo. E perché? Perché? E perché è fatto così con questi piedini? Perché dopo va ribaltato a testa in giù per un tot di ore fino al raffreddamento, perché si deve proprio aggrappare allo stampo questo impasto, si deve aggrappare, quindi è importante che non venga unto. Altra cosa, mi è successo di parlare con persone che mi dicono: ma io ho fatto la chiffon cake, ho preso lo stampo, mi è venuta benissimo, la sono andata a rifare altre volte e non mi è più venuta. Sapete perché? Perché è rimasto unto lo stampo. Allora va, una volta voi vedrete che quando la toglierete rimarrà attaccata come quando si fanno i pandoro, no? È lo stesso concetto un po' del pandoro, che deve rimanere aggrappato. Vi accorgerete che per pulirla bene dovrete metterla proprio a mollo, ok? Mi pulisco il grembiule qui, poi risponderò ai commenti di qualcuno che ha fatto un sacco di critiche perché mi pulisco le mani nel grembiule. Cioè, a che serve il grembiule? A volte chi cucina fa questo, ma non è sintomo di poco igiene, eh? Scusate questa parentesi, ma mi sono arrivati dei commenti così cretini, ok? E avete visto il film Ratatouille, il cartone? Il principio? Maniche pulite e grembiule sporco, ok? Dire la verità lo dice all'incontrario, grembiule sporco, maniche pulite, cioè, raga, il grembiule serve anche per questo, va bene, fatta questa parentesi, era per rispondere a qualcuno. Se voi, una volta fatto questa chiffon cake, non lavate bene lo stampo, può succedere che la volta dopo vi trovate questo problema. Quindi è importante mettere a mollo dopo il tegame, lo stampo, lasciarlo a mollo e poi dopo lavarlo con detersivo, sciacquare bene e asciugare, e non avrete più problemi. Ora, guardate che meraviglia. È un po' la rivale del pan di Spagna questo, però è un po' più buono, cioè questo si mangia bene anche proprio così. Ora non dobbiamo fare altro che andarla a rovesciare nel nostro stampo da chiffon cake. La chiffon cake, una volta che l'avete fatta, la potete mettere in freezer così com'è, tirarla fuori, che come il pan di Spagna si scongela molto velocemente, perché vedete, con gli albumi è un impasto pieno di aria, ok, e voilà. Ed ora, quindi la potete dopo congelare, insomma, in forno 160 gradi per un'ora e 15, un'ora e 20, questa che è molto grande, comunque sempre un'ora, un quarto, un'ora e 10 ci vuole, piano, poi la guardate, prova, stecchino, ci vediamo dopo. E mentre cucina andremo a fare una ganache al cioccolato da metterci sopra. Eccola qua, guardate, siamo più di metà cottura, guardate, è enorme. L'importante è che non superi i piedini, perché dopo andrà rovesciata. Qua, amici, è passata un'ora e 15, perfettamente cotta. Ora la togliamo e la rovesciamo immediatamente.
Là, guardate, subito rovesciata su un tagliere o su un piatto da portata, vedete che rimane proprio sospesa e la lasciamo qui fino al completo raffreddamento. Eccoci qua amici, mentre la nostra chiffon cake sta ancora raffreddando, andiamo a preparare la ganache, già la conoscete. Allora, uguali parti di panna fresca, di quella da montare, e cioccolato fondente. La panna, in questo caso sono 250 grammi, l'ho messa nel microonde, bella calda, non bollente ma bella calda. Cioccolato fondente, mi raccomando, di qualità, perché se no non si tempra, non viene bene, e lo andiamo a ribaltare nella panna calda. Aspettiamo 2-3 minuti, con una frustina andiamo a mescolare, la ganache è pronta. Dopo sforniamo la nostra chiffon cake e ci andiamo a mettere la nostra ganache al cioccolato, buona, arancia e cioccolato. Eccoci qua pronti per staccare, forse questa è la parte un po' più delicata di questa torta. Dobbiamo andarla a staccare, allora non è che questa, avete visto, ribaltata, rimane aggrappata. Quindi una spatola e iniziamo ad andare a fare questo lavoro. Non vado a fare tac così perché è un po' più rischioso di rovinarla, ecco. Quindi vado a fare tutto il giro in questo modo. Così. Poi dopo gli darò un giro. Ok, si sta staccando. Così, questa è una torta che è facile da fare, ma dà soddisfazione. Ok, ora posso andare a girare. Poi vedete che sta gonfiato proprio bene, volendo anche 8 uova. Poi con un coltellino più piccolo andiamo a dare un aiutino qui, a cercare di staccare il più possibile. Ok, poi scegliamo un piatto, io ho questo qui, vediamo. Ok, questo si è staccato. Ecco, vedete che rimane attaccato. L'importanza dopo di mettere a mollo in acqua calda, lasciare lì e fare in modo di lavarlo bene. Ora c'è questa parte qui che è attaccata e andremo sempre con la spatola delicatamente a cercare di staccare. Perché il bello di questa torta è che la parte superiore sia questa, non l'altra, a mo' di ciambella. Così. Ok, ora dobbiamo un pochettino girare, vedete, fare questo per non andarla a rompere. Forse è meglio dare un altro giro. Che è sicuramente la parte centrale, quella più difficile. Ok, è venuto. Ci vuole solo un po' di pazienza. Guardate. Vedete? Che proprio rimane aggrappato
Non so chi di voi faccia il pandoro, ma è un po' come il pandoro. Che dire, guardate che meraviglia. Allora, questa è buonissima anche, dopo voi col telefono la... Guardate quanto è alta, sarà più di 10 centimetri, più. Guardate che bella. Allora, questa spolverata di zucchero a velo, già così, è uno spettacolo, è meravigliosa. Io ho la ganache al cioccolato al fresco per farla un pochettino indurire, perché la ganache al cioccolato parte liquida, liquida, man mano che si raffredda diventa più densa. Dopo noi scegliamo il tipo di densità che vogliamo in base a quello che dobbiamo fare. Io la metterò in un sac à poche e la colerò, però deve essere ancora un pochettino più fredda. La torta è fredda, la ganache aspetto ancora mezz'oretta. Tra una mezz'oretta andremo a decorarla. Nel frattempo, con un pennello cavo tutte le briciole e pulisco bene il piatto. Guardate che bella! Ecco, vedete? È grandissima, altissima. Ora andiamo a cercare di finire questa bellissima torta. Allora, io l'ho travasata, l'ho spostata in un piatto bianco, di quelli da pizza, perché mi piace di più, non lo so, risalta di più. Allora, io stasera oggi la vado a preparare così. Prima la cospargo di zucchero a velo per avere un po' di fondo bianco. L'ho misurata, è 14 centimetri. Allora, questa torta è bella con anche un po' i fianchi imbiancati, e per imbiancarli bisogna fare così, è talmente grande, bisogna metterla un po' di sbieco e buttare lo zucchero. Cioè, è bellissima. Siete d'accordo con me che è bellissima? Cioè, secondo me questa torta è... E gli americani con le torte però ci sanno fare, ne fanno delle belle. Casomai smagose da mangiare con quelle creme al burro, però fanno veramente delle belle cose. Ok, gli ho dato questa passata. Ora, la ganache al cioccolato, è liquida. Così, perché voglio proprio che coli, che faccia un po' di colata. Un sac à poche, io uso una caraffa, l'ho messo qua. Ne vado a mettere un po', non troppissima. Quando fate questi lavori mettetevi anche un po' di carta, io me la sono messa lì perché sicuramente un po' di casotto si fa, quindi è sempre bene avere un po' di carta vicino. Sembra ancora troppo morbida, si aspetta un po' e si mette in frigo. Metto 10 minuti in frigo, essendo di meno, questa qui come quantità raffredderà un pochino prima. Ci vediamo fra qualche minuto. Tanto ve la faccio rivedere così. Quanto è grande. Ora andiamo a provare. Vediamo se si è raffreddata. La vara spacca. Mi metto anche un piatto per appoggiarmi. Ora prendo un paio di forbici. Con la mano sinistra non riesco a fare nulla io. Allora vado a fare un taglietto di questa misura. Ops. E inizio a colare sul bordo in questo modo, perché di fuori voglio delle colate e sopra sarà quasi tutta cioccolata. Volendo usando il piatto girevole si va meglio, io ce l'ho, ma il più delle volte non lo uso. Ora vado a fare colare all'interno.
così, gliela vorrei mettere tutta. Così, guardate che bello. E poi sopra la vorrei ricoprire. Questa qui d'estate io la faccio e nel buco la riempio di crema, pasticcera, di mascarpone e con la frutta e le fragole. Ma è buonissima. Ok. Poi questa qui aromatizzata all'arancia e al cioccolato ci sta veramente bene. Alla fine l'ho ricoperta tutta. Quindi il bianco ormai non si vede più, potevano metterglielo. Vediamo un po', controlliamo, ora vado a metterne un pochino qui perché la voglio tutta ricoperta di cioccolato in cima, ok, wow, che tortone, peccato che qua non dura niente, guardate che bello. Vengo più vicino, poi dopo ci faccio le foto. Ecco, è una torta che dà soddisfazione, credetemi. Se state in una casa normale, perché io come la porto di là, viene assalita questa torta, ma se la si mette in frigo e la si lascia un po' raffreddare, un altro po' di zucchero a velo intorno è ancora più bella. Bene, questa è la mia chiffon cake, con queste dosi non si sbaglia, viene alta, bella, soffice, umida, morbida. Vi ricordo che sotto al titolo del video vi metterò gli ingredienti e le proporzioni per stampo. Poi casomai vi metto un link di uno stampo standard da 26 centimetri, non so, 24, boh, guarderò. E comunque vi metto tutte le proporzioni di uova, farina, delle quantità per ogni misura di stampo. Bene, se la fate dite qualcosa, è una torta che dà molta soddisfazione ed è molto facile. Molto più facile di quello che sembra, avete visto, le uniche attenzioni sono quelle dello stampo, di quando la si stacca e così. Bene, ciao ciao. Ultima cosina, ve la voglio far vedere tagliata, ne tagliamo una fetta, vado a cospargere sopra di zucchero a velo per avere questo effetto, ora la andiamo a tagliare, il cioccolato è ancora un po' tenero ma... Perché qua sono contornata di gente che pesta, vero? Guardate un po', morbidissima, umida. Qualcuno vuol cominciare, ragazze? Sono qua. Io la voglio. E questa è la nostra chiffon cake. Aurora, com'è? È troppo buona. È troppo buona. Voilà.